Storie di Serie A. Storie di Serie A. Su Radio Serie A con RDS. Buon mercoledì da Alessandro Alciato, è giunto il momento di tuffarci in una nuova puntata di Storie di Serie A. Oggi giochiamo in casa nella sede milanese di RDS, nel nostro auditorium. Anche l'ospite di oggi gioca in casa perché è milanese e molto interista, è il direttore sportivo dell'Inter. Benvenuto Piero Ausilio. Grazie, buongiorno. Piero, so che sei arrivato qui passeggiando. Quanto è bello passeggiare per Milano in questo periodo? Quali sono i pensieri? Ma i pensieri vanno tante cose, ovviamente alla partita che è stata, quella che deve arrivare, perché poi viviamo purtroppo a dei ritmi che non ti permettono di rilassarti, quindi ci sono subito altri impegni ravvicinati, quindi, però la mente ogni tanto vola anche a qualcosa di più leggero. Però è bello camminare a testa altissima. Sì, sì, direi che è un bel periodo e camminare in questo periodo è sicuramente piacevole. Che percorso è stato per arrivare a poter camminare così a testa alta con bei pensieri? È un percorso lungo, di fatica, di sacrifici, di tante cose, ma come giusto che sia. Io penso che per arrivare in alto, qual è il livello dell'Inter adesso, si debba passare attraverso un percorso. Un percorso bello, che è stato fatto con tante persone, con staff importanti, con allenatori importanti, con una proprietà, soprattutto quella di adesso, che ha dato grandi motivazioni e che ha raccolto un'eredità importante che era quella di una famiglia, quale quella di Moratti, vincente, e anche questa è riuscita ad essere vincente in pochissimo tempo. Tu sei all'Inter da 25 anni, sostanzialmente da una vita, e di questo ovviamente parleremo, però intanto ti chiedo che tipo di interista sei. Sono una persona che cerca di vivere di presente, cerca di vivere soprattutto attraverso il lavoro, attraverso i sacrifici, pensando a come poter migliorare e fare qualcosa, dare un contributo per questa società. L'ho sempre fatto dal primo giorno che sono entrato, ovviamente non sono entrato all'Inter 25 anni fa come direttore sportivo, ho fatto anch'io il mio percorso, ho iniziato come segretario del settore giovanile, ho fatto degli step che mi hanno formato e che mi hanno sicuramente, attraverso l'esperienza, attraverso il lavoro, reso più forte. Oggi mi sento, insomma, anche per l'età che ho, perché comunque non sono più un ragazzino, sono entrato che lo ero, solido, forte e competente per poter dare il mio contributo a una società così importante e gloriosa quale l'Inter. Sei nato interista, cioè da bambino? Ma io la verità è che non sono nato interista, sono nato con il grande piacere per il calcio. Giocavo la Pro Sesto, sono entrato la Pro Sesto a 7 anni. Ero malato di calcio e quindi vedevo la mia città, era la mia società, nel senso che sono nato e cresciuto alla Pro Sesto, ci ho anche lavorato, perché poi ho interrotto la carriera da calciatore prestissimo e ho iniziato questa da dirigente praticamente a 20 anni, e non ragioni mai da tifoso, ragioni da professionista. Era la Pro Sesto e ora da 25 anni è l'Inter. Il poster che avevi in camera da bambino? Non avevo un poster perché non avevo una camera. Ne sono orgoglioso, nel senso che so quello che ho fatto, i sacrifici che ha fatto la mia famiglia. Ho studiato, ho lavorato, ho fatto tante cose prima di poter entrare all'Inter. La cameretta non l'ho mai avuta, ho sempre diviso un divano letto con mio fratello e, ripeto, questa cosa è una cosa di cui sono assolutamente orgoglioso, perché di fatto poi non mi è mai mancato nulla e devo solo ringraziare i miei genitori per tutto quello che mi hanno dato, soprattutto a livello di valori, di educazione. Qualcosa ho fatto e lo devo sicuramente a loro. Questa mi sembra una bella parte da approfondire. Diciamo, ci racconti un po' la tua infanzia? Ma un'infanzia normalissima. Genitori operai, lavoratori. Io ho fatto i miei percorsi, diciamo, di studio. Sono anche laureato in giurisprudenza. Gli studi li ho finiti in realtà velocemente nel 98. Poi, proprio perché ho iniziato a lavorare nell'Inter, mi sono fatto prendere completamente da questa cosa. La tesi sono riuscito a discuterla nel 2005. Dopo minacce avevo già una figlia e un figlio, quindi. Detto questo, ho iniziato a giocare a calcio a 7 anni nella Pro Sesto. Quindi, tra virgolette, è anche una cosa un po' più agevolata rispetto ad altri, perché sono entrato già in una realtà professionistica e poi sono stato fortunato, magari anche capace, e sono arrivato praticamente fino alla prima squadra. A 16 anni ero già in prima squadra, però poi sono arrivati degli infortuni uno dietro l'altro, interventi chirurgici, nel giro di 2 anni ho smesso, e quella sfortuna è diventata poi forse la mia fortuna, perché ho iniziato da prestissimo a lavorare. Già, ripeto, a 18-19 anni andavo nelle sedi del calciomercato con il presidente della Pro Sesto a cominciare a vedere le prime trattative e a dare una mano. Si parla sempre dei sacrifici dei genitori, giustamente, e ne hai parlato tu pochi secondi fa.
Tu invece quanti ne hai dovuti fare di sacrifici? Perché non si parla mai dei sacrifici del diretto interessato. Si tende a parlare di quelli dei genitori, che è giusto, però ce ne sono anche degli altri. Ma allora, partiamo da un presupposto. Io mi ritengo strafortunato perché faccio di mestiere quella che è la mia più grande passione. Cioè, io ho sempre sognato, prima da ragazzino, di fare il calciatore, e poi, a seguito dei problemi che ho avuto, mi sono sempre visto come dirigente. Avevo i miei modelli, avevo delle persone che erano dei riferimenti per me, ed erano dei direttori sportivi importanti. E sapevo che dovevo fare una bella gavetta, l'ho fatta, l'ho accettata. Ho rifiutato delle possibilità, anche delle strade più corte, perché poi iniziare da segretario non è detto che hai la possibilità nel tempo di diventare un direttore sportivo. Però io ho sempre preso tutto come arrivava, ho fatto tanti sacrifici, nel senso che ho perso tantissime fine settimana, le ho fatte perdere la mia famiglia, andare in giro a vedere partite, alzarsi la mattina presto per andare a vedere magari partite dei ragazzini in giro per l'Italia o per la Lombardia. Non sono mai stati dei sacrifici e mai lo saranno per me, perché ripeto, è la mia vita, è la mia passione. Non riesco a vivere ancora questo mestiere come una professione. La vivo veramente come una grande, grande fortuna, ma di grande responsabilità. Forse quello poi è il segreto, sì, per andare avanti e divertirsi. Hai accennato a una carriera che si è interrotta molto presto per gli infortuni. Ci pensi mai che tipo di calciatore saresti stato e come sarebbe stata la tua vita da mediano? Sì, è una domanda che ci sta. Avrei fatto il professionista, cioè ero molto in anticipo rispetto all'età, nel senso che già a 16 anni ero praticamente in prima squadra, c'era una buona considerazione, il livello era quello di una squadra di serie C1, la Lega Pro adesso è prima era divisa in C1 e C2. Sì. Direi che la possibilità di fare calciatore professionista probabilmente l'avrei anche avuta, non so se di altissimo livello, quello no, probabilmente poi qualcosa per arrivare in Serie A mi mancava, però mi sarei accontentato di fare professionista, era quello che volevo fare. Sono stato bravo a resettare, perché comunque ci sta che dopo 2 anni di calvario, insomma, ho sopportato tante cose, riuscire a resettare, riuscire a ripartire e a intravedere già un nuovo percorso non è da tutti, quindi in questo sono stato sicuramente bravo. Cosa ricordi del periodo degli infortuni e soprattutto te lo ricordi il momento in cui hai detto no, qui non posso andare avanti perché il fisico non me lo permette? Lo capisci perché no. Diciamo che dopo i primi interventi provi a rientrare, provi a fare di tutto per rientrare, perché sai che insomma quello è il tuo sogno, quella è la tua vita, e quindi fai di tutto, ti ammazzi veramente di lavoro, di fisioterapia, di tutto quello che puoi fare per recuperare. Poi lo capisci, quando vai in campo e vedi che arrivi un secondo dopo, quando vedi che la palla ti passa davanti e chi ti è vicino va e ti mangia in testa, allora lì forse è il caso che ti fai da parte e cominci a pensare a qualcosa di diverso. L'ho percepito dopo un paio d'anni. Fare il calciatore per farlo a livello amatoriale non mi interessava, cioè ho sempre voluto fare le cose al massimo o comunque provare a fare le cose al massimo delle mie possibilità, quindi ho voltato pagina e mi sono laureato in giurisprudenza e nello stesso tempo ho cercato di iniziare invece un percorso lavorativo nel calcio e mi è andata bene. È stata dura smettere di giocare, sì, e fare, sì, altro? Durissima. In realtà poi volevo provare a fare anche l'allenatore, perché il contatto col campo non lo vuoi perdere. Diciamo che prima di intraprendere quella da dirigente c'è stato anche un tentativo per fare l'allenatore, e poi invece un presidente illuminato, perché poi lo ricorderò sempre come tale, Peduzzi, presidente della Pro Sesto, mi disse: guarda che allenatore ci sarà sempre qualcuno più bravo di te, o che perché smette di giocare o perché è più preparato. Non abbiamo nel calcio invece grandi manager. Tu comunque hai delle qualità, hai delle capacità, hai studiato, sei sveglio, seguimi e vedrai che farai qualcosa nel calcio. Ha avuto ragione. È stato quello il periodo in cui hai pianto per la prima volta per il calcio? Sì. Ho pianto tante volte, nel senso che ci sono stati momenti di sconforto, però sono quelle situazioni che penso sia anche giusto vivere, perché poi ti rende più forte, ti rende anche di fronte alla vita più responsabilizzato, e riesci a dare un peso anche alle cose. Quando ti arrivano sai quali sono quelle che meritano veramente attenzione e quelle che invece richiedono un po' più di leggerezza. E la prima volta che hai pianto per l'Inter? Allora, pianto per l'Inter, in realtà non ricordo un pianto particolare. Diciamo che qualche finale persa non ho pianto, ma un po' di amarezza è rimasta, quello sì. Magari non un pianto, però già il giorno dopo c'era voglia di ripartire, quello sì. Quindi l'ultimo pianto trattenuto dopo la finale, sì, di Champions, direi di sì, di Champions, sì, League. Direi di sì.
Allora, torniamo ai 25 anni di Inter. Correva l'anno 1998. Ci racconti il primo incontro che ti ha portato all'Inter, il primo incontro con l'Inter sostanzialmente. Guarda, no, me lo ricordo perfettamente, anche perché ci fu una trattativa anche lì, nel senso che dovevo ancora terminare. Cioè, trattavi con te stesso? Trattavo con i responsabili del settore giovanile di allora, perché volevano assolutamente che io iniziassi a tempo pieno, diciamo così. A me mancava un esame, dico, guardi, accontentatevi per 6 mesi almeno di farmi venire qui con un part-time, perché devo finire l'ultimo esame. Poi ci fu quindi una trattativa, alla fine anche in quel caso riuscii a vincerla io, perché iniziai di fatto per un periodo di 6 mesi, con un contratto di 6 mesi a part-time, di 4 ore solo al pomeriggio, che poi le mie 4 ore si trasformavano sempre in 8-10, perché era importante avere la mattina per altre cose. Poi di fatto potevo anche andare avanti fino a sera inoltrata, ne ho fatte tantissime, soprattutto nei primi periodi di storia giovanile, di serate passate a Interello con il custode che veniva a suonare un panino, quindi però non mi è mai pesato. E no, la cosa bella che ricordo di quell'anno lì, al di là del mondo Inter, di come si è entrato, delle persone che hai conosciuto, era l'Inter di Ronaldo, ma soprattutto ricordo che la prima partita vera che ho visto allo stadio, come, diciamo, non ero ancora un dirigente, ero il segretario di storia giovanile, però come con lo stemma dell'Inter, era al Parco dei Principi, questa famosa partita di Inter-Lazio, Coppa UEFA, vinta, quindi l'esordio è stato quello. Poi il secondo esordio, diciamo, da direttore sportivo, anche questo lo ricordo con piacere, quindi, perché sono entrambi fortunati. E Moratti mi fece chiamare dalla sua assistente, io ai tempi facevo un po' il settore giovanile, ero il direttore del settore giovanile, però davo una mano a Branca Oriali, giravo molto per il mondo a vedere partite, ero in Brasile. Mi chiamò l'assistente di Moratti, mi disse: guarda che da domani il presidente vuole che vai con la squadra. Era Kiev, quindi io da San Paolo in Brasile a 40 gradi mi ritrovai a meno 10 a Kiev, però anche quella fu la partita secondo me decisiva per quello che poi è stata la storia dell'Inter delle triplete, perché fu una partita pazzesca. E da lì ho iniziato a seguire anche la prima squadra, diciamo, tutte le settimane. Come si resiste 25 anni in una società non notoriamente facile? Non è facile, ma in realtà il segreto è solo uno. Io ho sempre pensato solo ed esclusivamente a lavorare, a fare le cose fatte bene, in modo onesto e cercando di dare sempre il massimo di me stesso. La cosa di cui sono più orgoglioso, al di là dei vari incarichi che ho ricevuto negli anni e riconoscimenti, perché comunque, ripeto, ho fatto un percorso anche all'interno dell'Inter, il fatto di aver potuto lavorare con 3 proprietà diverse, completamente diverse fra di loro. Per me era facile andare avanti magari 25 anni con Moratti, la famiglia Moratti, perché mi conoscevano, sapevano insomma che persona ero. Però poi averlo potuto fare con Tohir, che arriva dall'Indonesia, e dopo addirittura con un secondo e definitivo cambio con Suning, con la famiglia Zhang, non conoscevo nessuno di questi. Mi hanno messo alla prova e diciamo che se sono rimasto è perché qualcosa ho potuto dimostrare anche a loro, e quindi questa è una cosa di cui sono orgoglioso. 3 proprietà in 25 anni sono una cosa che penso quasi unica. Quindi il riassunto è: se uno sa lavorare, resta. Sì, poi non è scontato, però quella deve essere sicuramente la premessa. Saper lavorare e dimostrarsi all'altezza, competente e aver voglia di fare le cose fatte bene con un gruppo di lavoro, perché da soli poi non si fa nulla. Io ho sempre avuto una grande fortuna e ho guardato sempre all'idea di migliorare lo staff e le persone che avevo al mio fianco, e sono la vera risorsa che ha un dirigente, un direttore sportivo. Da solo non fai più nulla. A maggior ragione adesso, nelle strutture societarie nuove, ci sono tantissime cose da fare, c'è la gestione, quindi devi avere vicino a te persone brave, capaci, e io ho la fortuna di averne tante. Per ovvi motivi non possiamo raccontare tutti i 25 anni, se no stiamo qui 25 anni, insomma ci starei anche volentieri ad ascoltare, però diventa una cosa lunga. Allora bisogna scegliere dei momenti e delle persone. Allora inizio chiedendoti: qual è stata la persona che all'Inter ti ha cambiato la vita? Devo tantissimo a Moratti, perché mi ha permesso di entrare nella sua Inter, mi ha permesso di crescere nella sua Inter. Cioè, ho fatto con lui, penso, adesso dovrei calcolarli bene, ma 15 anni, non posso non ringraziare una persona, una famiglia che mi ha dato questa possibilità. Poi il vero cambiamento è stato, diciamo, quello che è avvenuto con l'era Tohir, perché di fatto mi diede lui l'incarico di direttore sportivo. Però poi ci sono stati momenti di difficoltà, momenti difficili, e aver avuto la fiducia della famiglia Zhang, aver avuto la fiducia soprattutto di Steven, perché Steven poi non è entrato subito nell'Inter. Steven arrivò all'Inter a novembre del 2016, l'Inter venne acquistata da Suning nel giugno 2016, giorno del mio compleanno, 28 di giugno, quindi ci sono tante cose che ritornano.
ci fu un periodo di assestamento. A novembre, dicembre, con l'arrivo di Steven a Milano, lì iniziò veramente il nuovo percorso e sentì da subito una grande fiducia e quindi sono stati veramente tre momenti diversi, non posso ringraziarne uno solo, lasciami almeno la possibilità di ringraziare tutti e tre. Puoi, è nelle tue facoltà. Il momento in assoluto più bello? In assoluto più bello? Tantissime cose mi legano al settore giovanile, perché lì veramente abbiamo fatto delle cose pazzesche, oltre a vincere tanti trofei, tanti scudetti, tanti titoli, aver condiviso con tante belle persone il lavoro e la soddisfazione poi che hai dal settore giovanile di vedere crescere dei ragazzi e di arrivare in prima squadra. Poi è normale che lo scudetto, ci sono stati tanti scudetti nell'Inter in questi 25 anni. Ne ho vissuti tanti vicino alla dirigenza che contava. Ho dato il mio contributo, perché comunque, soprattutto negli anni di Marco Branca, mi dava tante responsabilità, mi ha permesso di lavorare al suo fianco, di crescere al suo fianco, di avere tante cose da fare. Poi è normale che l'ultimo scudetto, quello invece di Conte, della gestione Suning Zhang, è quello che sento veramente mio al 100%. L'acquisto di cui vai più orgoglioso, nei fatti centinaia, quindi qui insomma attento a come rispondi. Qui sono tanti, tutte storie belle, tutte storie particolari. Hai detto bene tu, poi rischi di fare un torto, poi in realtà... Però ce n'è uno che nel tuo cuore c'è un posto particolare. Beh, quella di Lautaro è una storia molto particolare, perché di fatto era un giocatore dell'Atletico Madrid. E quando prendi un aereo e vai lì e cerchi di recuperare una situazione che ti vede 99 su 100 praticamente sconfitto, ti giochi solo quell'1%, e tornare con l'aereo a Milano senza il giocatore rischi solo di fare brutte figure. Invece furono 4 giorni pazzeschi, assurdi. Ripeto, il giocatore quando ho preso quel volo era di fatto dell'Atletico Madrid. Mancava soltanto l'accordo tra le due squadre, c'era una clausola che fortunatamente Lautaro non voleva esercitare, perché era molto legato al suo club di appartenenza. E lì insomma si è giocato su tante cose, soprattutto su un grande lavoro di squadra. Mi diede una grande mano anche Zanetti nel rapporto, per esempio, con i procuratori di Lautaro. C'era Milito, che insomma era il direttore sportivo del Racing, però magari si poteva tifare qualcosa in più per l'Inter, sicuramente lo ha fatto. C'era un presidente durissimo. E soprattutto, una volta chiuso tutto, perché di fatto ci si diede la mano dopo un paio di giorni, però la sera ci fu una partita disastrosa, perché in quell'occasione contro l'Huracan, Lautaro con un accordo e una mano già stretta fece 3 gol e un rigore procurato, quindi immagina cosa è successo. Il giorno dopo si ricominciò tutto da capo, ci costò qualcosa in più, però alla fine tornai a casa col contratto del giocatore, quindi un po' la storia. Poi ci sono ovviamente tanti altri giocatori a cui sono legato, ma anche quelli un po' estrosi. Balotelli, che poi non ha fatto la carriera che doveva fare, ma solo per colpe sue, è un ragazzo a cui mi legano dei ricordi bellissimi, e soprattutto la scoperta e la possibilità, insomma, attraverso quella trattativa, di averlo poi messo nel calcio che conta e avergli dato una grande possibilità. Poi se l'hai giocata, diciamo, così. Al 70%, perché era veramente bravo. Invece la trattativa più complicata è stata proprio questa di Lautaro, o la più complicata è un'altra? Bah, questa sì, per come l'ho raccontata è stata sicuramente complicata, però complicate ce ne sono sicuramente tante, ma anche le più recenti, insomma, non è stato facile, per esempio, strappare Pavard dal Bayern Monaco, soprattutto perché non c'era la volontà del club e dell'allenatore di privarsene, ma tutte le trattative hanno delle insidie. Se stai lì a pensare, non te ne viene mai in mente una facile. Quella che ti sembra più scontata, un minuto prima della firma ovviamente Succede qualcosa. Invece l'acquisto mancato più clamoroso? Beh, anche lì ce n'è, nel senso che per diversi motivi... Sai che starei qui a chiederti 100 cose, non posso per motivi di tempo, ma sì, sono no, storie interessantissime. Ce ne sono dei giocatori, qualcuno è meglio non ricordarlo, perché magari è ancora un giocatore importante da altre parti. No, mi ricordo per esempio anche qui, così ho l'occasione anche di fare il nome di una persona incredibile che non c'è più, per me il miglior talent scout che c'è stato in Italia in questi anni, che è stato Pierluigi Casiraghi, che è stato un po'
il mio secondo padre, soprattutto dal punto di vista sportivo e della crescita professionale. Lui i giocatori bravi li vedeva prima degli altri. Mi ricordo che ai tempi tornò con Fabregas, visto a 16 anni, si fece di tutto per prenderlo, ma non ci fu la possibilità, perché poi di fatto andò via da Barcellona, andò all'Arsenal. Ecco, un nome che mi ricordo. Lui, ce ne sono stati poi tanti altri di giocatori che magari sono stati trattati e poi sono andati da altre parti per diversi motivi. Piero, prima della pausa, diciamo così, stavamo parlando di un acquisto mancato. Adesso invece ti chiedo qual è stata la più grande delusione della tua carriera. Io una mezza idea ce l'ho, però lo chiedo a te. Dai, ti posso dire sì o no, con sincerità. Romelu Lukaku. Ma delusioni, tanti anni ne hai più di una. A me non piace guardare al passato, è una delusione ovviamente per come è finita, però oggi, allora, in primis ho il rispetto di cercare di non parlare di un giocatore che oggi è di un'altra società. E non l'ho fatto in tutti questi mesi, se andate a vedere io difficilmente ho risposto quando c'è stata l'opportunità su Lukaku. Dico solo che mi piace guardare al presente e al futuro e pensare sempre a cosa si può fare per migliorare l'Inter. Lukaku è stato una parte del passato dell'Inter, un passato che, se devo pensare delle cose belle, mi viene a ricordare uno scudetto meraviglioso, una bellissima plusvalenza, bella, vera, e anche due finali perse. Sulla plusvalenza ti si sono illuminati gli occhi, te lo dico, hai avuto uno sguardo molto felice. Sì, è stata una bella cosa. Senti, ne approfitto, è vero che non ne hai mai parlato, però non posso non chiederti un altro paio di cose, poi andiamo avanti con gli argomenti. Intanto ci racconti la verità, cosa è successo, perché tutti hanno raccontato la loro versione. Mi sembra che alla storia manchi la tua versione, che poi eri il diretto interessato fra telefonate, rincorse. Guarda, l'ho detto prima, preferisco non parlarne, dico solo che ci deve essere sempre in tutte le cose, non solo in questa, educazione e rispetto. Secondo me, ad un certo punto, perché le cose stavano andando avanti, è ovvio, è evidente, sono venute a mancare educazione e rispetto. Hai detto prima, hai fatto riferimento a tante operazioni che non vanno in porto. Sai quanti giocatori, quante trattative pensi di aver chiuso, non si chiudono. Ma se c'è rispetto e c'è educazione e c'è la voglia di dirsi le cose guardandosi negli occhi, non c'è mai problema. Quando invece si nega il telefono, si nasconde o si mandano risposte tramite altre persone che non sono quelle corrette, allora lì pensi che sia il momento di voltare pagina, basta. Per me è una cosa chiusa dall'8 di luglio, perché ricordo perfettamente la data, ed è finita lì. Non c'è nessun problema, nessun rammarico, sono stracontento di quello che è arrivato dopo. L'ultima su questo, dimmi solo sì o no, la telefonata in cui ti sei arrabbiato come non mai era vera o è una leggenda? No, è una leggenda, una telefonata che c'è stata dopo tanti giorni, dopo in vani tentativi, mai durata poco ed è stata assolutamente, diciamo, decisa, ma educata, ferma, ma niente di particolare, sono leggende che nel calcio si tramandano di persona in persona, poi in realtà non, nulla di che, se non dire quello che pensavo in poco tempo. Che non te lo faccio ripetere, no, perché ci sono anche bambini che ascoltano a quest'ora, allora non andrebbe bene. No, stavo pensando che Lukaku, Samardzic e Skriniar, è stata un'estate interessante la tua. Sì, ma sono sempre opportunità, nel senso che l'hai detto, adesso hai citato due situazioni oltre a quella di Lukaku che non sono andate poi come si pensava. Sono esperienze. Da tutte le cose, dalle sconfitte sul campo, anche da esperienze magari negative di mercato, si impara sempre qualcosa. Ho imparato anch'io qualcosa. Tu, abbiamo parlato e parleremo ancora di oggetti del mercato, cioè tu che fai delle trattative per portare i giocatori, ma tu quante volte sei stato oggetto di trattativa? Cioè quanti ti hanno cercato in questi anni? Perché i risultati parlano in un certo modo, quindi se uno fa risultati viene cercato. Questo è normale. È successo, sono talmente tanti gli anni che è normale che è successo. In realtà non ho mai avuto la voglia di andare via. Ci sono stati dei contatti, ci sono state delle situazioni, ma diciamo che non siamo mai arrivati al punto di cominciare a fare una negoziazione o a parlare di un progetto. Ecco, contatti, interesse, anche solo la voglia, la curiosità di conoscere qualcuno è successo, questo sì.
però poi fondamentalmente non ho mai avuto un pensiero di lasciare un club così. È troppo difficile, ti legano troppe cose, al di là del quello che è il blasone, al di là di quello che è l'importanza del club, ma veramente è la mia seconda famiglia, cioè per me è diverso da tanti altri direttori sportivi. Arriverà il momento, perché poi comunque la vita è un ciclo, arriverà il momento che ci sarà un presidente che mi dirà che è giusto cambiare, e posso solo dire grazie, e anche un grazie enorme. Nella tua testa esiste una data di scadenza? Cioè, io voglio stare ancora all'Inter, se posso, se me lo permettono, tot anni. Non so, pensione l'ho maturata, perché noi nel calcio la maturiamo dopo qualche anno, non ho ancora l'età, ma te l'ho detto prima, mi piace vivere guardando un po' in là, ma non troppo. Io qua sto benissimo, e finché sto bene anche a Steven Zhang, alla sua famiglia, a Suning, lavoro benissimo con Marotta, così. Anticipo anche, magari si lavora bene, ho Bacin che è il mio primo collaboratore, il settore giovanile che adesso, tra l'altro, dopo tantissimi anni c'è stato un cambiamento, abbiamo perso Roberto Samadel ma abbiamo iniziato un nuovo progetto con Tarantino, abbiamo dei segretari meravigliosi, cioè stiamo bene, ho un gruppo di scout che poi se ne parla sempre poco, a volte si dà e si riconosce nel direttore sportivo, nell'amministratore delegato, il valore di un'operazione, ma in realtà ci sono tante persone che lavorano dietro, che vanno a verificare i calciatori, che ti portano impressioni, che ti mettono nelle condizioni di scoprire magari anche dei lati del calciatore che tu magari non puoi vedere da video, e a maggior ragione in questo ultimo periodo dove viaggi meno, perché sei sempre con la squadra e quindi riesci giusto a fare qualche verifica sul campo, ma non più come prima. Quindi ti devi affidare a persone capaci e all'Inter ce ne sono tantissime. Ecco, ma restando a Ausilio e Marotta, che coppia è? È una bella coppia, funziona perché c'è grande rispetto, c'è una chimica che nasce in modo spontaneo, ti spiego perché. Perché Marotta è un amministratore delegato che capisce di calcio, ha tantissimi anni di esperienza, ma ha una grande qualità. E io l'ho potuto constatare poi sul campo, perché poi finché non arriva e non lo conosci e non ci lavori, certe cose le puoi solo sentire da altri che hanno avuto la possibilità di lavorarci insieme. Lui è uno che delega e dà fiducia alle persone che ha. E io trasmetto a sua volta questo alle persone che ho vicino, perché io poi ho Dario Bacin e le persone che ti ho citato prima. Marotta penso che sia intervenuto con un no per un calciatore in questi 5-6 anni insieme, forse un paio di volte, perché magari erano giocatori che aveva già conosciuto, perché conosceva degli aspetti caratteriali che magari di cui non ero a conoscenza io, ma sull'aspetto tecnico è veramente la persona migliore con cui uno possa lavorare. Ti lascia fare tutto il quotidiano, tutto quello che sono le idee che porti sul tavolo, fino a quando non si arriva lì al momento di decidere, lui ti lascia fare e poi, ripeto, ci si confronta sugli aspetti poi anche ovviamente più economici, però è una grande fortuna. Cioè, e soprattutto permette a un direttore sportivo di occuparsi nello specifico di quello che è il suo lavoro. Io comunque ho bisogno di un amministratore delegato, perché non ho voglia e non ho tempo di occuparmi di tutte quelle situazioni che sono legate poi ai rapporti, alle istituzioni, alla comunicazione stessa, alla gestione diciamo di quello che è la società nella sua completezza. Riesco a mantenere la concentrazione e il focus su quelle che sono le cose mie più tecniche, quindi l'allenatore, la squadra, gli scout, il settore giovanile, la visione dei calciatori, gli incontri con gli agenti e portare avanti tutto quello che è il mio con un'attenzione diciamo al 100%, senza perdere energia in cose che non sono mie. A proposito di coppie, Lautaro Thuram invece? Bella, eh? È una bella coppia. È una bella coppia, ma parlerei di un bel quartetto. Mi piace parlare di un bel quartetto. È normale che loro due oggi sono quelli che hanno la visibilità più grande, perché sono due giocatori che stanno funzionando benissimo, però non dimentichiamoci che abbiamo anche Arnautovic e Sanchez, che Sanchez ha già iniziato a far vedere quello che può tornare a dare e presto lo farà anche Arnautovic. Thuram, decisivo col Benfica, con la Roma, nel derby. Qual è la prima volta in cui l'hai notato come possibile acquisto dell'Inter, la prima volta che ne hai parlato in società e la prima volta che hai detto sì, lo possiamo prendere per davvero? La prima volta che ne ho parlato in società fu dopo la cessione di Lukaku al Chelsea. Giocava esterno, alto, nel Borussia Mönchengladbach, non era un attaccante, una prima punta. Non sapeva nemmeno lui di esserlo,
Si iniziò, venne preso Dzeko praticamente a zero dalla Roma perché aveva questa possibilità di liberarsi, ma poi ci mancava il secondo attaccante per completare il reparto. C'era Lautaro ovviamente, il secondo attaccante nel senso di mercato, non di, perché avevamo Lautaro, era andato via Lukaku. Oltre a Dzeko ci mancava ancora qualcosa per completare, diciamo, tutto il reparto. E lui era il prescelto. Si infortunò, avevamo già iniziato le trattative, avevo già iniziato a parlare col papà, avevo parlato con Marcus e la negoziazione stava andando avanti spedita anche grazie a Mino Raiola, che tra l'altro approfitto per ricordarlo perché era un uomo particolare, ma era forse in assoluto uno, se non il migliore, uno dei migliori agenti con cui ho avuto la fortuna di poter confrontarmi. E era lui l'agente ai tempi di Thuram e avevamo quasi definito tutto. Se non che la domenica precedente agli incontri definitivi si fece male al ginocchio, ci fu una distorsione al ginocchio che lo portò a star fuori qualche mese e di fatto si dovò cambiare obiettivo. Però quegli incontri rimasero la base, soprattutto quelli col papà, con Lilian, perché dissi a lui, e lui l'altro giorno me lo ricordava appunto, mi disse: tu sei stato il primo a dirmi che mio figlio era un attaccante centrale, poteva fare la punta. E in quel momento lì mi è rimasta in testa. Quando ci siamo ripresentati, ovviamente c'era altra concorrenza, c'erano altre società, e papà non aveva dimenticato questo, nemmeno Marcos, che eravamo stati i primi e che il progetto nostro era un progetto finalizzato e mirato su di lui, e quindi il vantaggio ce lo siamo presi. Sostituire Onana con Sommer è stato in qualche modo un azzardo? Adesso è facile rispondere no, sì, visto come gioca Sommer, però due portieri completamente diversi. Sì, completamente diversi, però avevamo bisogno di certezze, perché oltre ad Onana avevamo perso anche Handanovic, perché avevamo deciso dopo tanti anni di cambiare. Non c'era un motivo particolare, se non legato, ripeto, all'età, legato al tantissimo tempo che era stato con noi. Avevamo già deciso, indipendentemente da Onana, di non andare avanti con Samir, che tra l'altro approfitto per dire che invece, proprio perché il rapporto è bellissimo, resterà a lavorare con noi, a darci una mano. C'è un progetto su di lui dei prossimi due anni che lo coinvolgerà anche con noi. E detto questo, abbiamo voluto andare su qualcosa di certo, di qualcosa che non ci dava incertezze e che fosse pronto da subito. Si poteva anche puntare su portieri magari più giovani, da sviluppare, magari nel tempo anche da far rendere qualcosa in termini di patrimonializzazione del cartellino. Però Sommer era quello di cui avevamo veramente bisogno. Uno che arriva dentro e sa già quello che deve fare e lo ha dimostrato. È arrivato, per dire, ti faccio un esempio su tutti, questo già aveva fatto durante la negoziazione le trattative, si era già preoccupato di imparare l'italiano, è arrivato e aveva già le conoscenze del linguaggio tecnico del portiere. Veramente un professionista pazzesco. Qual è la coppia più stabile fra Ausilio Marotta e Thuram Lautaro? Questa di Lautaro e Thuram è fresca, è giovane. Per adesso è ancora quella Marotta, la Marotta Ausilio, e spero possano durare nel tempo entrambe ancora per un po'. Come è cambiato il mercato in tutti questi anni? E lo chiedo a uno che lo vive da tantissimo tempo, come ci hai raccontato, che di fatto sta diventando il mercato dei parametri zero più qualche colpo. È cambiato tantissimo, cioè, anche il posizionamento delle squadre, dei club italiani rispetto a quello che è il mercato internazionale è cambiato. Noi dobbiamo metterci, noi, quando parlo di noi, non penso che sia un problema aggiungere anche Inter insieme a Milan, a Juve, a Napoli, insomma tutte le squadre, Roma, Lazio, le più importanti d'Italia, la Fiorentina, cioè possiamo fare degli investimenti, ma sono investimenti sempre da fare con una certa attenzione, non si possono fare follie. Ci sono dei mercati, dei club in giro per il mondo che hanno molte più possibilità e oggi questa competitività la sentiamo forte, ma non la senti soltanto dagli inglesi, sono arrivati anche gli arabi, ci sono squadre in Germania che investono tantissimo. Noi però siamo bravi perché riusciamo sempre a trovare delle situazioni magari più economiche o riusciamo a trovare il giovane magari anticipando il mercato che poi diventa un giocatore importante e riusciamo anche, lo facciamo un po' tutte, anche a recuperare magari da questi mercati, da questi club magari più forti, dei giocatori che non si sono magari affermati al 100% o che hanno avuto le stagioni magari un po' negative. E in Italia riusciamo a recuperarli, a riportarli a livelli magari che sono consoni alla loro qualità, perché soprattutto all'Inghilterra si trovano ancora situazioni molto interessanti da questo punto di vista. Secondo te gli agenti dei calciatori stanno esagerando in qualche modo? È sempre un discorso soggettivo.
non andrei mai a etichettare una categoria nel bene o nel male di un responsabile di un problema. Parlerei sempre a livello soggettivo di ci sono persone capaci, professionisti eccezionali tra gli agenti che lavorano per il bene del calciatore, che sono anche di aiuto alle società, ne conosco tanti, e ci sono invece alcuni agenti che sono invece interessati soltanto al proprio io, al proprio portafoglio, e magari perdono di vista quelli che sono magari degli interessi un po' più completi che appartengono in primis al proprio calciatore e poi magari anche alla società. Lavoro con tanti, ne ho conosciuti tantissimi, penso di avere fatto in questi anni, quando parli dell'esperienza parli anche di considerazione che dai alle persone, ce ne sono alcuni che considero meno e ce ne sono tanti di cui invece mi fido di più, e anche la segnalazione magari del calciatore l'ascolti con più interesse, con più attenzione, ma questo lo fai con l'esperienza, conosci le persone e ti fai un'idea di chi merita e di chi non merita, anche tra gli agenti. Piero, tu non vai sui giornali, vai pochissimo in televisione, in radio ti si sente poco, io sono molto orgoglioso che questa tu sia qua. Questa è quasi un'esclusiva questa. Che tu sia oggi proprio qui, ma quella di non essere mediatico è una scelta ponderata? No, non è che è una scelta, sono questo, cioè mi piace essere così, non è che creo il personaggio che non vuol parlare. Lo dicevo prima, ci sono dei ruoli. Secondo me la comunicazione nell'Inter non può essere quella del direttore sportivo fatta con quotidianità, perché sennò devi parlare sempre delle stesse cose. E poi il mio lavoro è mercato, è calciatori, è appuntamenti, è squadra. Sono cose che magari non hai neanche poi tanta voglia di portare fuori. La comunicazione è sicuramente più facile ed è anche più, secondo me, più intelligente se viene fatta magari in modo un po' più quotidiano dall'amministratore delegato, che ha poi una visione a 360 gradi del club e quindi può parlare un po' di tutto e non per forza solo e esclusivamente delle cose più tecniche, che sono quelle che vogliamo tenere un po' più nascoste. Sto bene così, cioè ripeto, poi quando c'è l'opportunità, questa è stata una bella opportunità, l'ho accettata con grande piacere, perché raccontarsi una volta ogni tanto è bello, farlo troppo di frequente secondo me non è giusto. È vero che non sei mediatico, però è altrettanto vero che c'è quella storia straordinaria del tuo account fake sui social. È ancora attivo? Sì, attivo, poi è stata estrapolata una frase che in realtà era ironica, fatta col sorriso. Il problema è che se uno la riporta senza un contesto vocale passa per una cosa che non controllo assolutamente le mogli. Era una battuta fatta per una situazione particolare dove c'era un'esposizione mediatica e su Instagram in quel periodo eccessiva ed è nata una curiosità. Poi guardo tante altre cose. Sì, perché cose. Il messaggio che era passato è: Piero Ausilio spia con un account social i giocatori e le loro mogli. Assolutamente, non è così. Ora tutti è venuto in mente Icardi e Vandanaro, non dirlo tu, lo dico io, ma quell'account. Assolutamente, ripeto, è stata una battuta. No, l'account c'è, ma c'è anche Radio Serie A tra queste, ci sono società di calcio, ci sono agenti, ci sono... Adesso andiamo a cercare, sei fra i follower di Radio Serie A. C'è un po' di tutto, ci sono anche cose un po' più leggere, un po' più... Tu sogni ancora? Beh sì. Non me li ricordo tutti, però... Beh, e il prossimo? Il prossimo è una cosa che non è molto distante, ma richiede ancora tanto lavoro, tanta forza e tanta continuità. È un sogno che ovviamente è sportivo, perché per il resto della mia vita mi sento abbastanza realizzato, quindi tutto quello che ho mi piace, non ho nient'altro da chiedere, come tutti un po' di salute per me e per le persone che ho vicino, ma soprattutto a livello sportivo poi insomma mi piacerebbe arrivare il prima possibile a questa seconda stella che è lì. Ci provano anche gli altri, quindi l'importante è lottare fino alla fine. Poi se ci sarà qualcuno che è stato più bravo, gli stringeremo la mano. Se saremo noi, vorrà dire che saremo riusciti a realizzare anche questo sogno, che è una cosa bellissima. La Champions League invece quanto è vicino? Ovviamente il percorso è durissimo, è in salita, però sto parlando al direttore sportivo della squadra finalista dell'ultima Champions, una partita che probabilmente, anzi senza probabilmente, l'Inter avrebbe meritato di vincere. Quindi non sembravate tanto lontani in quella partita, anzi? Sembravamo più lontani prima di giocarla. Sì. Poi durante la partita, minuto per minuto, cresceva invece questa sensazione, questa consapevolezza di essere molto forti, competitivi. In quel momento ce la stavamo giocando alla pari con una grandissima squadra, la squadra probabilmente più forte del mondo.
E noi siamo ambiziosi, siamo anche consapevoli che ci sono realtà che sono più avanti, che hanno sicuramente una dimensione più grande della nostra, però la pelle abbiamo voglia di venderla cara a tutti, giocando tutte le partite di Champions al massimo delle nostre possibilità. Una delle grandi soddisfazioni, per esempio, che abbiamo avuto in questi anni, so dove siamo partiti, da dove siamo partiti con il percorso di Suning, eravamo forse oltre il 50° posto nel ranking europeo, oggi siamo al 7° posto, siamo molto vicini al Manchester United, all'ottavo forse, adesso dico tra il 7° e l'8°, comunque siamo vicinissimi a queste realtà pazzesche che ci sono in giro per l'Europa. Forse questo ranking ci darà la possibilità di partecipare anche al mondiale per club, manca poco. E ora niente, concentrati, cercare di portare a casa il più velocemente possibile questa qualificazione alla fase successiva, perché è un obiettivo alla portata e lo vogliamo assolutamente centrare. Qual è la caratteristica che ti piace di più in assoluto di Simone Inzaghi? Semplicità, umile, geniale, pigro. Pigro? Sì, è pigro. Però che senso? Le altre tre sono pigro. Che non è un difetto, perché... No, ma infatti... È bello essere pigro. È una delle persone più simpatiche che abbia mai conosciuto nel calcio. Però ha delle sue routine, delle sue esigenze che sono quelle, non le sposti neanche con le cannonate, però è veramente un allenatore molto diverso da tutti quelli che abbiamo avuto. Io poi li ho visti chi più chi meno, un po' tutti bravi, tutti gli ultimi dell'Inter, insomma, solo basta pensare a Spalletti e Conte per renderci l'idea, insomma, di chi sono stati gli ultimi, prima Mancini. Praticamente se uno allena l'Inter può allenare la Nazionale. Pioli, Gasperi, l'ho visto tutti. Sì. Citato sono Mancini, tutti bravi, Conte, Spalletti. Tutti bravi, lui è geniale. È giovane rispetto agli altri, è arrivato già prima degli altri ad allenare una squadra importantissima come l'Inter, ha talento, ha un buon gusto per il calcio giocato di qualità e fa star bene tutti. La squadra si vede che stanno bene insieme, ha creato un bel gruppo e sono quelle cose che poi aiutano, perché i risultati non sono frutto soltanto di una prestazione, diciamo, di squadra e di qualità dal punto di vista tecnico, ma anche di saper star bene insieme, di aver voglia di arrivare al campo, di fare allenamento, di condividere degli spazi insieme, e lui in questo è stato sicuramente molto bravo. Rispondi con sincerità, se puoi. Quanto è stato vicino davvero all'esonero nella scorsa stagione? Mai. Sono strasincero, mai, perché non è nella cultura di Steven Zang, non è nella cultura di Marotta. Penso che Marotta, che ha più anni di me, non ha mai, non so se l'ha fatto una volta, ma forse nessuna, 40 anni di calcio, mai pensato all'esonero e mai fatto l'esonero di un allenatore, almeno così ricordo a memoria, men che meno io. Sapevamo tutti, eravamo consapevoli tutti, che era un momento di difficoltà, ma che con la forza dell'unità, dello stare insieme, di motivare, di mettere anche pressione, di spronare, perché poi c'era bisogno magari di questo, no? Anche l'allenatore aveva bisogno di essere un attimino più un po' pungolato, un po' stimolato, e è stato fatto anche questo, di stare vicino alla squadra, di mantenere da una parte la serenità e dall'altra dare quella giusta attenzione alle situazioni che non andavano, perché quando non vinci le partite per un lungo periodo vuol dire che qualcosa da correggere c'è. Siamo stati bravi tutti insieme invece a venirne fuori e a poi ricominciare con questo cammino pazzesco degli ultimi due mesi, che ci ha portato ad arrivare facilmente in Champions League, a vincere un'altra Coppa Italia, avevamo già vinto la Supercoppa e poi arrivare a questa finale di Champions con veramente delle partite pazzesche giocate nel percorso sia dei quarti, di finale, di semifinale. Cioè, ma non è veramente, credimi, non è una cosa, non è una risposta comoda, non è mai stato preso in considerazione l'esonero, ma perché non è proprio neanche nella cultura di nessuno dei dirigenti che oggi hanno la responsabilità dell'Inter. Un po' hai già risposto parlando prima del presidente, però che presidente è Zang? Cioè, dovessi descrivermelo come presidente? Penso che ci sia un'idea diversa da quello che è Zang. Che Zang magari dal punto di vista tecnico, ma perché non ha un'esperienza, non ha una cultura tecnica del calcio, magari non è uno di quei presidenti che può esprimersi anche, diciamo, su un giudizio tecnico, va bene, o su un giudizio sulle qualità di un giocatore. Tanti allenatori però dicono che questo sia una cosa positiva. Penso che sia una grandissima cosa, perché permette intanto ai dirigenti, all'allenatore, di fare il proprio mestiere, di esercitarlo nel migliore dei modi. Lui comunque ha tantissima passione,
è molto vicino, si informa di tutto, è molto intanto le partite le vede tutte a qualsiasi ora della notte, del giorno, a seconda di dove si trova poi quando non è in Italia. È molto vicino, è in contatto continuo con noi, con l'allenatore, ci dà grande tranquillità e serenità, perché là dove sono stati commessi magari anche degli errori, la sua mentalità ha fatto sì che non fosse mai esasperata la situazione. Cioè, è normale che se la situazione di screener, per fare un esempio che vale per tutti, una mancata vendita va via zero, crea un problema, crea comunque una difficoltà, magari con un altro tipo di presidente avresti avuto anche situazioni, come dire, qualche problema. Qualche problema no, ma magari situazioni o comunque atteggiamenti diversi, comportamenti diversi. Lui è uno di quelli che ti dà subito l'idea di guardare oltre, e la sua preoccupazione era: ok, che mettiamo adesso al posto di Skriniar? Che idee avete? Che cosa pensate di fare? Perché questo è il suo modo di ragionare. È giovane, ha una mentalità molto, molto imprenditore, è un imprenditore a tutti gli effetti, ha una visione molto, molto ampia di tutto. Quindi ti lascia fare il tuo e lui ti fa sentire tranquillo e sicuro, insomma, di poter esprimere le proprie qualità. Sai che continuo a pensare a quello che mi hai raccontato, che siccome è una storia bella, all'inizio dell'intervista non avevi la stanza per attaccare il poster, cioè, forse il racconto è ancora più bello se parte così, cioè si capisce da dove uno è partito. E abbiamo detto che sei venuto qui facendoti una passeggiata, quanto è cambiata la Milano che vedevi quando passeggiavi da bambino e quella che vedi passeggiando adesso? È cambiato. Io ho sempre abitato in provincia, quindi a Milano venivo ovviamente per ragioni di lavoro, perché poi magari la sera venivi a passare qualche serata. È cambiato tantissimo. Ho la sensazione adesso di siamo in una vera metropoli, una città che è in continua evoluzione, una città viva, una città che è di grande attrazione, secondo me, anche per gli stranieri, per molti lavoratori. Io vedo anche per i calciatori. Ogni tanto Milano ce la giochiamo, sì ce la giochiamo. È una città che piace al calciatore, è una città che piace alle mogli dei calciatori, visto, per restare in tema, perché è una città comunque che ti offre tantissimo. Ti fa vivere bene la tua professione, perché non è una città che ti dà grandi pressioni, ti permette di andare in un ristorante e fare una cena tranquillamente, poi magari, parlo soprattutto del calciatore, a fine serata c'è chi ti chiede la foto, chi ti chiede l'autografo, ma... Poi ti lasciano tranquillo. Ti lasciano tranquillo, è una città che puoi vivere, è una città che puoi fare una passeggiata serenamente senza essere, come dire, aggredito dalla passione delle persone. Come tante città, insomma, avrebbe bisogno di un po' più di sicurezza. Ecco, questo sì, quello è quello che sta mancando magari ultimamente, se ne sentono di ogni, e si vorrebbe in questo fare un salto di qualità, perché Milano la merita. Milano è una città che ha bisogno di essere anche sicura, proprio per poter permettere a tutti di esprimere al meglio quelle che sono le proprie voglie, i propri desideri, che sia una passeggiata piuttosto che andare a fare una corsa, piuttosto che per una donna potersi permettere di camminare liberamente anche a qualsiasi ora del giorno e della sera senza avere il rischio di avere chissà quale problema. Sì, allora io non mi resta che dirti due cose: una, grazie, perché è stato un piacere, è stato un privilegio poter fare questa chiacchierata con te. La seconda, stai attento perché sei venuto a piedi, torni a piedi. No, assolutamente. Grazie mille. Grazie a voi. Piero Ausilio, noi ci rivediamo e ci risentiamo il prossimo mercoledì. Storie di Serie A su Radio Serie A con RDS.